principalmente da un'operativa di mobile che si è fatto aiutare in occasione di due stazioni carabinieri, quella di Reba e quella di Romanico, per condurre un'operazione nell'ambito dell'unità di indagine delegata della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo sul territorio a confine con la Bassa Bergamasca. È un po' di tempo che i carabinieri di Crema ritengono di aver individuato questo gruppo di magrebini che viene a spacciare anche sul nostro territorio. L'abbiamo attenzionato, pedinato in numerose circostanze, dando a voi conto dell'esito delle operazioni in pregressa. Ieri sera avevamo avuto notizie della nuova fornitura ricevuta da questo gruppo e abbiamo atteso un agguato nei pressi di Brignano d'Alta, lungo la strada che proviene dalle campagne a sud di Spilano, dove poi abbiamo localizzato l'abitazione dove hanno dormito nell'ultimo periodo. Abbiamo incenato un incidente. Com'è? Abbiamo incenato un incidente stradale. Abbiamo messo delle macchine in traverso e al posto che noi ritenevamo fosse congeniale a evitare una fuga nei campi. Alcuni veicoli seguivano i sospetti, ma costoro che trasportavano solo una parte, solo una piccola parte di questa che abbiamo sequestrato, ovvero due sacchetti, due involucri di cellofan contenenti complessivamente poco più di 100 grammi. Alla vista di questa macchina, di questo incrocio bloccato dall'incidente, si sono immediatamente insospettiti, hanno bloccato la loro marcia e hanno fatto la retromarcia. Dietro c'erano i carabinieri di Crema, c'era una macchina dei carabinieri di Crema, un veicolo di copertura che è stato investito da questa manovra improvvisa. I carabinieri sono intervenuti, hanno circondato questa macchina, questa Seat in pinza nera, bloccando il solo conducente. L'altro è riuscito a divincolarsi dalla presa del primo carabiniere sopraggiunto, l'ha trascinato per terra, poi ha guadagnato i campi e nel buio ha guadagnato immediatamente un po' di spazio, anche perché ha buttato un pacchetto che aveva con sé. Per non perdere il primo pacchetto, perché poi l'oscurità diventa arduo recuperarlo, ha guadagnato un po' di spazio. Quindi è stata organizzata una battuta nei paraggi e ci sono voluti tre quarti d'ora di rastrellamento abbondante, quasi un'ora, per riuscire a mettergli le mani addosso di nuovo. Anche in questa circostanza questo signore ha evitato, cercato di evitare che gli venissero messe le manette e ha trascinato per terra un altro carabiniere. Insomma, solo al terzo tentativo siamo riusciti a ridurlo e a metterlo in sicurezza. Siamo andati presso il domicilio e abbiamo trovato soldi dappertutto, sotto il materasso, nei cassetti, nelle tasche di un giubbino appeso in attaccapanni, e soprattutto tanta cocaina, che poi potete vedere, sotto un palazzo, principalmente, ma anche in altri posti, dietro al televisore, ma soprattutto sotto al tavolino della cucina, che evidentemente è il luogo dove vengono realizzate le confezioni tipo in misura dello spacciatore che va a rifornirsi da loro. C'è lo spacciatore che consuma magari 20 grammi, loro gli hanno dato 20, 30, 40 grammi, che sono quelle minime, ma di solito consegnano più di 100 grammi. La normalità per loro è un ordinativo di 100 grammi e si vede dal peso considerevole di questi oretti. L'attrezzatura da noi utilizzata normalmente per pesare i 100 grammi, i 1000 grammi, i centesimi di grammi, i 1000 grammi, in questo frangente è diventato un po' più difficoltà, nel senso che il bilancino che abbiamo in dotazione fino a 100 grammi è molto preciso, poi diventa arduo. Ma questo è un compito del perito, grosso modo noi riteniamo di aver quantificato con sufficiente precisione quello dei dati che abbiamo già fornito. Perché è importante? Non solo per il cospicuo quantitativo sequestrato,
che purtroppo rappresenta solo l'ultima e più recente fornitura di questo petto che noi abbiamo individuato. Ma perché queste persone molto probabilmente sono protagonisti di una rete clandestina di spaccio riconducibile a un noto gruppo criminale operante su Casablanca, che da decenni ha i loro rappresentanti su questo territorio. Ogni volta che i loro protagonisti, i loro attori principali, chi tiene le redini di questo traffico, viene arrestato e condannato, viene sostituito da altri parenti o amici comunque collegati a questo gruppo che noi stiamo cercando di delineare. Ma per adesso possiamo dire che abbiamo visto giusto e riteniamo che